presentato il Natale a Pordenone, che si snoda in ben 200 eventi tra il 1 dicembre e il 6 gennaio. In programma, in centro e nei quartieri, musica, spettacoli, mostre e intrattenimento. A illustrare il fitto cartellone è il sindaco Alessandro Ciriani. Sindaco, come sarà il Natale a Pordenone 2018? Spero e immagino che sia un Natale molto bello, colorato, luminoso, pieno di iniziative e di appuntamenti di grande livello che coinvolge l'associazione della nostra città per portare cultura, spettacolo, aggregazione anche nei quartieri, ma è anche un Natale che consentirà di attrarre parecchia gente grazie a spettacoli come quello di Capodanno, in cui si esibirà la Blues Brothers Band con spettacolo di realtà aumentata, con mercatini, casette, insomma un programma per tutti i gusti, per tutte le età. Questi gli scopi di un Natale così ricco. L'obiettivo è quello di creare un clima natalizio, di concordia, di serenità, che è lo scopo principale, di farlo in tutto il territorio cittadino, ma anche di attrarre tanti visitatori da fuori. Questo per anche consentire di dare un po' di ossigeno alle nostre attività commerciali. Particolare attenzione ai bambini anche con iniziative nuove. Beh, il Natale appartiene soprattutto ai bambini, quindi c'è una piazza, Piazzetta Calderari, che sarà dedicata interamente ai bambini con laboratori, iniziative che consentiranno anche ai genitori di tirare un po' il fiato durante il periodo delle feste natalizie e anche un kindergarten dedicato proprio a loro in cui i genitori, se avranno delle incombenze, delle compere da fare e non possono portare con loro il bambino, potranno lasciarlo. Tra le attrazioni maggiori la pista di pattinaggio su ghiaccio e le casette natalizie. Andrea Malacarta, le casette sono tradizione ma ci sono anche novità quest'anno? Ci sono delle grosse novità perché le casette vengono divise in due mercatini, uno solo enogastronomico in centro dove l'offerta è molto interessante perché abbiamo delle casette gestite da locali della zona con un'offerta molto importante qualitativamente e altre casette enogastronomiche con prodotti veramente tipici friulani. Siamo molto orgogliosi di queste scelte. Dall'altra parte il mercatino solo vendita che verrà fatto in Corso Garibaldi. Questo per diversificare le due esigenze di orari, ma soprattutto per creare una continuità di passeggiata in Corso Garibaldi.